noi alunni della scuola Astroni. Siamo di spalle all'ippodromo e stiamo vedendo la spazzatura. Appartengono al quinto circolo didattico Montale di Scampia e all'istituto comprensivo Console in via Ruggero ad Agnano i piccoli vincitori del premio di 750 euro messo in palio da ASIA nell'ambito del programma di sensibilizzazione alla raccolta differenziata Educambiente. Giunta quest'anno alla decima edizione, l'iniziativa si inserisce nel progetto Città Ecologica, promosso dagli assessorati all'ambiente, all'istruzione e alle politiche giovanili per diffondere tra gli studenti un nuovo modo di vivere l'ambiente, promuovendone il rispetto attraverso la valorizzazione di buone pratiche. L'educazione ambientale nelle scuole è il primo passo per costruire una nuova cultura del rispetto dell'ambiente, dell'importanza del ridurre la produzione dei rifiuti. Una volta prodotti vanno raccolti in modo differenziato e vanno recuperati. Emerge con chiarezza che i bambini vedono chi si comporta male, discariche abusive, chi getta la carta a terra, chi non rispetta gli orari di conferimento, chi non mette i rifiuti, la raccolta differenziata giusta nelle campane. I bambini lo hanno fotografato benissimo. Una trentina le scuole coinvolte nel progetto che hanno concorso ai premi per la qualità del conferimento della carta e per le iniziative scolastiche di sensibilizzazione a tema. Da settembre scorso gli operatori ASIA addetti alla raccolta nelle scuole hanno monitorato le attività dei ragazzi per individuare gli istituti più virtuosi nella valorizzazione dei rifiuti, mentre una giuria di esperti ha selezionato il migliore elaborato video dedicato alla diffusione della differenziata nel proprio istituto. Noi ci impegneremo a fare la raccolta differenziata e abbiamo pensato di costruire dei cartelli per il divieto di scarico dei rifiuti. Il premio non è di natura competitiva, ma è solo un riconoscimento a tutti i bambini che hanno fatto da operatori della nostra città e da educatori dei loro genitori. Tra i ragazzi premiati anche alcuni alunni dell'Istituto Comprensivo Cimarosa che hanno consegnato al vice sindaco Sodano un campione di compost realizzato con gli avanzi della refezione scolastica. Abbiamo realizzato dai rifiuti organici che si sono decomposti dai lombrichi, quindi sono diventati terreno che poi abbiamo setacciato. Possiamo usarlo per far crescere meglio le piante.